Angelo nelle curve corte, ben coordinata, ben ritmata, ma manca un po' di aggressività. Vediamo le curve lunghe. Nelle curve lunghe tende a non utilizzare il bastoncino, potrebbe oscillarlo per accompagnare lo sviluppo della curva con una maggiore e migliore erogazione di potenza. L'obiettivo di Angelo dovrebbe essere quello di attaccare di più, dare più dinamicità all'azione, perché può farlo. E vediamo anche come l'uso del bastoncino può aiutarci nel dare crescente potenza alla nostra azione. Ma prima di tutto ci vorrà l'intenzione di attaccare di più. È molto importante nella fase di sviluppo della curva, cioè la fase centrale e di chiusura, è molto importante erogare una potenza crescente e fare anche solo un minimo cenno di oscillazione del bastoncino che ci dia il tempo di questa crescendo d'azione, diventa una cosa veramente utile per amalgamare il tutto e aiutarsi ad erogare, a gestire la crescente potenza espressa. Oscilliamo. Anche solo un accenno, non è necessario appoggiarlo. Aggressivi, possiamo aumentare l'aggressività dando crescente potenza e tensione muscolare. Per Angelo l'idea guida principale deve essere quella di attaccare di più e poi sul piano tecnico quella di coordinare la preparazione del bastoncino con la fase di sviluppo della curva per dare il giusto incremento di forza e di potenza.